Comincia la routine e passa l'allegria. Non è una vacanza, è un'emergenza. Non c'è da contare i giorni per l'uscita dal tunnel, c'è da imparare a vivere nel tunnel. Non sappiamo ancora quanto questa emergenza durerà e non sappiamo ancora se e quando apparirà in fondo al tunnel la luce tanto attesa. Abbiamo bisogno di conseguenza di tirare fuori da noi stessi, dalla nostra fede come credenti, il meglio davvero di ciò che siamo e poi sperare che basti. Che basti per ripensare il nostro modo di abitare, di vivere il nostro tempo, per ripensare le nostre priorità, per ripensare la nostra scala di valori, per piangere i nostri cari, i nostri familiari, i nostri amici, gli anziani attaccati alla vita e i giovani pochi che non ci sono più. È un momento drammatico quello che stiamo vivendo. Nonostante le uscite sul balcone, i sorrisi tirati, le ricette mai provate da cuochi improvvisati, le scritte andrà tutto bene, le preghiere o gli scongiuri. Non possiamo e non dobbiamo rimuovere il dolore. Dobbiamo sentirlo in profondità. Dobbiamo elaborarlo con nuova consapevolezza. Ed è proprio nel tunnel del dolore che possiamo apprezzare ancora di più l'arrivo della primavera, la motivazione per il cambiamento. La vita che oggi ci appare come sospesa, costellata da limiti, restrizioni inaudite, la vita ci insegnerà, malgrado tutto, a prenderci cura diversamente della vita, dell'ambiente, di ciò che ci circonda, degli esseri umani e degli esseri viventi tutti. Nel tunnel della vita, se siamo pazienti, se sappiamo davvero aspettare, se ci mostriamo aperti, disponibili al cambiamento, allora sarà sempre possibile ricominciare, ripartire e ripartire anche dalle macerie. Sono già alcune settimane che le chiese, la nostra chiesa, sono serrate per prudenza. La chiesa e i credenti non sono alieni dalla società e dalle sue difficoltà e nemmeno dalle regole di buon senso. E le chiese sono chiuse, non si era mai visto, ma sono chiuse per prudenza. E con questo gesto noi testimoniamo anche solidarietà e volontà di partecipare al bene comune. Certo, stiamo soffrendo. È già lontano per alcuni di noi il ricordo della comunità, il ricordo persino dei volti, dello stare insieme, della lode, della preghiera, dell'ascolto comunitario della parola. Tutto questo e molto altro ci ha negato la pandemia del Covid-19 e questo ci manca sicuramente. Ma noi non abbiamo mai smesso di essere Chiesa, corpo di Cristo, nemmeno per un solo istante, perché la Chiesa non è anzitutto un luogo fisico, ma un luogo di valori, un luogo di relazione, un luogo di senso. E forse mai come in questi giorni abbiamo davvero capito l'importanza di ciò che conta, la necessità delle relazioni, possibili in caso anche di emergenza, a distanza. Il bisogno di sentirci parte di un noi spirituale, accogliente, incoraggiante. Un noi spirituale che è più grande del nostro ego, delle nostre angosce e persino della nostra boria. Forse mai, come prima d'ora, siamo stati costretti a togliere la maschera presuntuosa dell'onnipotenza, dell'invulnerabilità, per scoprirci infine in tutta la nostra fragilità e precarietà. Forse mai come prima ci sentiamo soli nel deserto di questa guerra invisibile, la guerra contro il virus, senza esplosivi e senza pallottole, ma con un vero e proprio bollettino di guerra, puntuale tutti i pomeriggi a cura della protezione civile. La solitudine, tuttavia, non è soltanto assenza di relazioni fisiche, di relazioni di prossimità. Si può essere o ci si può sentire soli anche in famiglia, anche in chiesa. La vera relazione, ciò che ci unisce davvero, è sentire l'altro coinvolto, sentire l'altro partecipe delle nostre ansie e delle nostre gioie e sapere di poter contare su di lui. Questa è la vera chiesa, una comunità di cuori. Nella storia di Israele, come popolo di Dio, e nell'esperienza dei credenti, le crisi più o meno gravi, più o meno amare, non sono mai mancate. Nel contesto allora di una di queste crisi profonde, forse nell'infuriare di una battaglia vera, in una circostanza di violenza e di oppressione,
nasce il Salmo 27, questo bellissimo canto e questa bellissima preghiera attribuiti al re Davide, un uomo che ha conosciuto la paura vera, che ha rischiato più volte la vita, ma non si è mai perso d'animo. Davide ha riconosciuto la paura, l'ha chiamata con il suo vero nome e l'ha affrontata con fiducia e con speranza. L'Eterno è la mia luce e la mia salvezza, di chi temerò? L'Eterno è la rocca forte della mia vita, di chi avrò paura? Quando i malvagi, miei nemici ed avversari, mi hanno assalito per divorare la mia carne, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Anche se si accampasse un esercito contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Anche se scoppiasse una guerra contro di me, anche allora avrei fiducia. La paura di Davide era una paura reale. Molti italiani sani in questi ultimi giorni hanno preso d'assalto i supermercati, hanno comprato pasta per un reggimento di persone, hanno persino finito le penne lisce, che in Italia non le vuole più nessuno, come se non ci fosse un domani. Ora, noi italiani possiamo sopportare anche l'isolamento, lo sappiamo, ma con lo stomaco pieno. Cosa ci insegna allora questo tempo di isolamento? Davide ha avuto paura e la paura è un sentimento naturale. La fiducia di Davide è perciò un atto di resilienza. La fiducia di Davide è un atto di resistenza. Nell'emergenza occorre avere i nervi saldi, occorre sapere resistere in attesa che passi la tempesta. Nell'attesa tuttavia di percorrere fino in fondo questo tunnel, restiamo umani, restiamo lucidi. Non lasciamo che la paura si trasformi in angoscia. Non lasciamo che il dolore ci incattivisca e ci renda abietti e meschini. Non lasciamo che la prudenza si trasformi in indifferenza. Non lasciamo che tutta questa distanza provvisoria si trasformi anche in lontananza di cuori. Non occupiamoci soltanto di contenere la diffusione del virus, ma di contenere anche parole e pensieri negativi e cuori affranti. Decidiamo di lasciarci sorprendere dall'inatteso, dal nuovo che può emergere anche dal dolore. E ricordo con piacere a questo proposito alcuni versi di una bellissima poesia di Eugenio Montale, che è stato premio Nobel per la letteratura nel 1975. Una poesia dal titolo Prima del viaggio. Prima del viaggio si scrutano gli orari, le coincidenze, le soste, le pernottazioni e le prenotazioni di camere con bagno o doccia, a un letto o due o addirittura un flat. Si consultano le guide a scelte, quelle dei musei, si cambiano valute. E poi si parte e tutto è ok e tutto è per il meglio e inutile. E ora che ne sarà del mio viaggio? Troppo accuratamente l'ho studiato senza saperne nulla. Un imprevisto è la sola speranza, ma mi dicono che è una stoltezza dirselo. Un imprevisto è la sola speranza. Non è possibile controllare ogni cosa. Non tutto va come dovrebbe. La speranza vera, la speranza cristiana, quella autentica, non consiste in una maniacale programmazione e pianificazione dell'esistenza, che in fondo è la mia tentazione e quella di tanti. La speranza non ricade sotto il controllo, il calcolo interessato. La speranza cristiana è un'apertura, un varco, un desiderio di salvezza che ci trascende, che ci supera costantemente. Lasciamo allora che un imprevisto, in questi giorni complicati, un imprevisto non ci lasci soltanto lacrime e dolore per gli affetti che non ci sono più, ma ci apre e ci risveglia a qualcosa di infinitamente più grande di noi. E allora, un ultimo pensiero per nutrire e rafforzare la nostra speranza e la nostra fiducia nel Signore, attraverso le parole davvero ispirate di Robert de Lamennais, un teologo a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo. Parole che ricordo volentieri proprio in situazioni come queste. Scrive Robert de Lamennais: una cosa sola sappiamo del domani, che Dio si alzerà prima del sole. Dio
si alzerà prima del sole e prima di tutti quanti noi, perciò non abbiamo nulla, ma proprio nulla da temere. E anche se nulla sarà più come prima, noi ci riconosceremo ancora e ancora, fratelli e sorelle. Buona strada, ce la faremo.